Amici, oggi mi voglio rovinare, non faremo nessuna challenge particolare, non faremo il video finisce se, bensì andiamo in arena e ci facciamo spaccare come se non ci fosse un domani. Perché sto per fare un video in arena? Vabbè, non stiamo qui ad avere ripensamenti e iniziamo sperando di non piangere più di tanto. Sarà il delirio. Ok, biglietto del bus meno 20 di hype, purtroppo siamo a 1390 punti e voi direte: oh mio Dio, sono pochissimi! Sì, ma ho una spiegazione. Sinceramente non ci gioco mai in arena, ma proprio mai. E quindi sono giustificato. O forse no. Beh, dai, giustificatemi. Detto questo, siamo John Wick con un ombrellino alquanto discutibile e sono sceso a Borgo Bislacco. È un po' che non gioco in realtà, lo dico sempre. Oh, ma fateci caso, ogni volta che inizio un video dico: è un po' che non gioco a Fortnite. No, vabbè, sarà 3 o 4 giorni e diciamo che non giocare 3 o 4 giorni a Fortnite e poi andare in arena potrebbe essere una scelta sbagliata. Ma non pensiamo agli errori passati, concentriamoci sul presente e concentriamoci sul fatto che ho solo una mitraglietta. Sì, perché la pistola non la prendo mai nella vita. Vabbè, dai, no, in realtà la voglio prendere. Ok, siamo gari. Lì c'è un tipo che è molto agguerrito. Stupido, non ha visto il pompa, stupido. No, ok, siamo già morti? Sì, certo, io mi faccio far dalle finestre, sì, certo. Vorrei andarmi a fare il camion perché non ho vita. E, uno è morto, Dicevo, non ho scudi, non ho vita, non ho niente, non ho neanche la forza di capire dove sia l'avversario. Perciò, signori, c'è un tipo. Non voglio fightare. Gli sparo. Ok, sei bianchissimo. No, vieni qua, pezzo di fango. Ma perché deve succedere una cosa del genere? Ok, bravo. Ok, l'abbiamo picchiato. Oh, comunque la pistolina picchia. Ho tutto niente. Niente, assolutamente niente. Però aveva 50 di vita. Secondo tentativo, signori. Ci saranno molti tentativi. Ma che cacchio balli. Ok. Ci penso io. I've got you, motherfucker. Secondo tentativo. Non so perché mi sto battendo il petto. Mi sono anche fatto male. Secondo tentativo. Alright, signori. Allora, ci buttiamo dove? Dove ci buttiamo? Allora, dove me ne vado? A Pantano? O al pozzo? Al pozzo o a Pantano? A Pantano o al pozzo? Non lo so, vabbè, ci andiamo al pozzo. Ma che voi sappiate, si possono aprire i cavo durante le arene? Sapete che non lo so. Tra l'altro, mi sa che il boss è tipo lì. Non so niente. Ci sono tutti sti cambiamenti. Che arma è quella? Il pompide. Tec. Assedio dall'alto. Satta! Non ci ha capito niente. Satta! Vabbè, dicevamo, c'è una jump, ora tranquilli che mi travesto, jump per noi, cioè cabina per noi, vabbè, ormai sono fuori, e io direi di prenderci pure i C4. Ah, è vero che, sapete che in arena ne dà solo uno? Non so come mai questo cambiamento, magari hanno visto che è troppo sbilanciato, non lo so. Fatto sta che voglio entrare qui per lootare e poi di cattiveria, prepotenza, arroganza e tutto ciò che volete andiamo a uccidere i nostri avversari. Siamo pure in Safla. Sì, perché da oggi in poi la chiamerò Safla. E bene, sono contento. Sarei più contento di trovare una cesta. Perfetto, ok, ora sono veramente contento. E abbiamo pure 100 di vita. Se non sbaglio, qua c'è anche una cassa di quelle particolari, ma non sono sicuro. Sì, yeah. Ok, siamo carichi, signori. Siamo carichissimi per andare dai nostri avversari. Vogliamo scansionare il gioco? Vogliamo scansionare? Bravo gioco! E si vola! Allora, vediamo dove sono i cattivi trovati. Guardalo lì! Ok, le sberle le abbiamo tirate e abbiamo fatto capire chi comanda. No, noi di sicuro, ma comunque il nostro l'abbiamo fatto. Ora, io direi, ci travestiamo di nuovo, sì, per sicurezza, e poi li andiamo a pushare. Lì c'è pure una cestina, che callina che sei, ti prendo subito cestina. Tuc! Perché ho parlato così in modo stupido. Vabbè, lasciamo perdere, faccio finta che non sia successo niente. Ma non facciamo finta di aver visto il nostro avversario. Quindi, bonjour. Ma salve. Allora, quello è un tipo e lo vorrei uccidere. Ok, c'è un tipo, una guardia. Il nostro amico, qua, il Mr. Fritz, si starà curando. No, cosa credevi di fare, boy? Cosa credevi di fare? E direi che è arrivato esattamente il momento di fightarlo.
Dai, siamo più forti noi, siamo più forti noi. Stop! Pa! Shakala! Tuk 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 tuk. Woo! Ok. Ora, dopo questo momento di... ci diamo una pozza. Oggi siamo mattini, siamo un po' matti oggi, Togliamo questo, ci prendiamo questo, distruggiamo questo, 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 quello. Allora, due kill le abbiamo già fatte. Siamo pure saliti al 159 con un casino che non ha precedenti. Apriamo un po' di ceste. Allora, se trovo altri tre scudini, mi prendo gli scudini. Altrimenti mi lascio la pozza da 50. Top 25 per noi. Oh yeah, boy. Fa pure rima. E vediamo il cesso cosa ci dà. Ci dà una pozza da 50. Che poi non ho capito perché li stanno un po' sparpagliando per tutta la mappa i capi. Cioè i boss, vabbè, avete capito, capi, boss. Ok, ho fatto una strage di scagnozzi in cerca del capo, ma mi sa che non c'è. Direi di andarmene verso pantano. I materiali ce li dobbiamo ovviamente fare perché voglio arrivare al massimo. E poi vediamo cosa succede. Ok, la devo smettere. Tra l'altro, cosa ne pensate della nuova modalità Party Royale? Cioè, a me, onestamente, devo essere onesto, mi fa vomitare non poco. Però fatemi sapere voi cosa ne pensate. Magari a voi piace un casino, ci potrebbe anche stare. De gustibus non computandum est, come direbbero i latini. E quindi perché andare contro i latini? Io non ci andrei contro, non andate contro i latini, potrebbero far male. Come dite? La barca non va usata sulla terra. Tss. Cioè, guardate qua che trick, che schifo. Cioè, voi lo sapete fare un trick più schifoso del mio? Credo proprio di no. Io me ne andrei qua a siepi da Grifolio. E speriamo. Non avevo caricato la mitraglietta. Male male, male male, molto male, molto male, molto male. Comunque siamo rimasti in 14. Io punterei alla vittoria. Che porga la chioma, che schiava di Roma, che Dio la creò. Yeah. Però non vedo nessuno. Ma dove saranno tutti i cattivi? Dove saranno tutti i cattivi? Non so, mi state evitando per caso? Ditemelo se mi state evitando, così almeno io mi faccio un esame di coscienza e capisco il motivo. Guarda là un tipo, finalmente. Mi sa che... Oddio, è il rampino. Lo andiamo in seguito. Pozza da 50, bene, così arriviamo a 3. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, rubiamo la pozzuola e poi andiamo addosso al tipo che non sa della nostra esistenza. Così se riusciamo ad ucciderlo, magari, magari, possiamo fare qualcosa di interessante. Tra l'altro, upgrade di armi. Bene, Cioè, siamo al massimo di tutto. Non può andare meglio di così, a meno che non vinciamo la partita. Tra l'altro in sta zona non c'ero neanche mai stato. Che carino. Ma dai, io ho aiutato a distruggere il camion. Vabbè, fa niente, fa niente. L'avrebbe distrutto lo stesso. Lì c'è una... Bella quella struttura, non l'avevo mai vista. Bellissima. Tra l'altro abbiamo anche una jump da non dimenticare. E il tipo è lì. Ok, vabbè, ce ne andiamo. Allora, dove potremmo andare? Vediamo una zona interessante. Allora, io passerei da siepi, fare il giro lungo, perché lì c'è un idiota col barret. E sinceramente, di prendermi una sbarrettata in testa, anche no. Anche se ovviamente hanno diminuito il danno. Però... fa sempre male. Se c'è qua dentro sto cespuglio una persona e mi fa danno, cioè io mi metto a urlare, Ok, ora la persona nel cespuglio siamo noi, perfetto. Allora, me ne sto qua un attimo, giusto per vedere la situazione. Ma giusto un attimo per vedere dove va la safe, tranquilli, mica mi metto a camperare. Mi metterò a camperare, no, scherzo. È esploso malissimo. Bene, 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 siamo davanti alla safe. Ok, allora... contro ogni previsione rimango qui. Il tipo sa che qualcuno gli ha sparato, ma non sa che sia stati noi. E quindi, signori, in caso vi farò un taglio sicuramente, ma me ne sto qui. Bene, bene le tre botte, bene, Fila, comunque la tripletta mi piace un casino. Top 5, bene, bene, dai, bene, bene. Allora, io flexerei il ferro, così almeno ci facciamo una bella base verso di lì. Sì, anzi, ce la facciamo ancora più alta. Mi sa che ho visto una jump. È una jump quella? Rischio? Sì. Allora, stiamo qui, tanto dopo dobbiamo andare in safe, quindi per ora me ne sto qui così. E poi, nel correre verso la safe, mi prendo quella jump. Anzi, iniziamo ad avanzare, va? Senza subire, ok, senza subire danno. Parkour! No, non funziona. Vai che ti prendi le sberle. Oh, bene, 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 sti 30, sti 21. Però ho paura che abbiano il cecco. Dai, salta. Stupido. Non so se ruotare con la jump. Ok, mi sono preso un po' di safe di troppo. Voglio darmi il medikit. Oddio, ho perso tantissimissima vita. Imboscati, master. Imboscati. No, 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 no. No, 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 no. Bravi, 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 bravi. Ok. Allora, mi do il medikit perché mi ero impallato un attimino contro un albero, vabbè. Ma perché mi dovete rompere a me le palline? Capito che sono in mezzo a tutti, però. A Brutus. Oh. Fammi arrivare almeno terzo che mi prendi i punti. Sto qua mi vuole tirare una razzata in testa, Dai, tiramelo. Dai.
Più prevedibile di non so cosa. Invece? Invece che facevi il fi... Oh! No! Non ci credo! Non ci credo! Come ho fatto? Che saltino ho fatto? Vabbè! Come ha fatto ad evitarmeli? Non ci credo! Dai, ora va pure a 200 di vita, sto schifoso. Bah, non ci... No, torniamo alla lobby. Indignati per ciò che è successo. Non ci sto, non ci sto. Signori! Dannazione! Mi devo togliere le cuffie perché il video sta per finire, ma non vorrei farlo. Quasi quasi me ne registro un'altra. Quindi, signori, togliamoci le cuffie, come alla fine di ogni video, tristissimo. Beh, in realtà lo faccio in tutti i video, ma vabbè. Spero che questo appuntamento vi sia piaciuto. Poteva andare un attimino meglio, ma vabbè, è andata così. Non so perché ho smirato l'ultimo colpo mai successo nella vita. Io vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero alle 2:45, con un nuovo video. Ciao! Di pochissimo, dannazione.